Gentili ascoltatori di Radio Saius TV di Treviso, buonasera, benvenuti al nostro notiziario Istria, oggi in collaborazione con Unione Italiana di Fiume, in studio Massimo Bonella. Si è tenuta lunedì presso la comunità degli italiani di Pisino la 39esima sessione ordinaria della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana. Tra i vari punti all'ordine del giorno, dopo aver esaminato i programmi di lavoro e piani finanziari per il 2018 del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e del Dramma Italiano, si è discusso sullo stato di attuazione delle iniziative di cui alla Convenzione MAECI-UPT 2017. Ampio spazio è stato dato anche alla discussione circa le proposte referendarie avanzate dall'Associazione in nome della famiglia e da altri partiti di estrema destra, tese all'eliminazione dell'elezione diretta dei deputati delle comunità nazionali al Sabor della Repubblica di Croazia. A tal proposito, la Giunta esecutiva ha espresso un parere nettamente contrario. Tutti i documenti sono pubblicati sul sito dell'Unione Italiana. Ci spostiamo a Rovigno. Si è svolta venerdì scorso, organizzata dal settore educazione e istruzione dell'Unione Italiana, in collaborazione con l'Università Popolare di Trieste e la Scuola Elementare Italiana Bernardo Benussi di Rovigno, la nona edizione della manifestazione I colori dell'autunno, giornata di studio interdisciplinare con percorso didattico integrato per gli allievi delle terze classi delle scuole elementari italiane della Croazia e delle quarte classi delle scuole elementari italiane della Slovenia. Oltre 350 alunni hanno partecipato durante la mattinata ai diversi laboratori didattici organizzati in vari luoghi della città di Rovigno, dal parco di Punta Corrente all'Ecomuseo Casa della Batana, dal Museo Cittadino fino anche al Centro di Ricerche Storiche. Gli esiti dei laboratori sono in seguito stati presentati al Teatro Gandusio, dove sono stati messi in scena anche canti e balli. La manifestazione è finanziata con i mezzi che lo Stato italiano destina alla comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia. Si è aperta venerdì scorso la 17esima edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, in collaborazione con le rappresentanze consolari italiane nei vari paesi del mondo, dal titolo L'italiano al cinema, l'italiano nel cinema. Gli istituti italiani di cultura e le ambasciate italiane di Lubiana e Zagabria, assieme ai consolati di Capodistria e Fiume, hanno in programma un ricco calendario di eventi, mostre e rassegne cinematografiche in collaborazione con le comunità degli italiani della Slovenia e della Croazia. Abbiamo alcune brevi. Abbazia, sabato 28 ottobre, a partire dalle ore 9, si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport Marino Cittovic, il 40esimo incontro dell'amicizia, torneo di briscola e trassette. Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi alla comunità degli italiani di Abbazia. Bertocchi. La comunità degli italiani di Bertocchi vi invita alla serata culturale d'autunno, sabato 21 ottobre alle ore 19:30 presso la Casa di Cultura. Ospiti della serata il quintetto Isola, che proporrà melodie di Una volta e la filodrammatica della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano con lo spettacolo Vita di casa nostra. Vediamo se abbiamo il tempo ancora per una notizia. Sì, Capodistria, domenica 22 ottobre alle ore 20 presso la Sala Cerimonie ed Eventi San Francesco d'Assisi, in collaborazione con Folkest, AIAS Capodistria, CAN Capodistria, Città di Capodistria e Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia, concerto di Teresa De Sio, Teresa Cantapino. Omaggio
Pino Daniele. Prima di chiudere, ci spostiamo un attimo in, diciamo, potremmo anche dire, sconfiniamo in Italia, anche se comunque ricordiamo i confini non ci sono più, siamo tutti nello stesso giardino, ecco. Perché abbiamo una notizia che ci è arrivata da poco in redazione qui a Science, dunque cantiere della Pedemontana sotto sequestro. Zanoni PD, la magistratura ordina di deviare il torrente per evitare rischi. Si faccia chiarezza su omissioni ed errori nella procedura di valutazione di impatto ambientale. Così dunque in breve il comunicato stampa che ci è arrivato dal noto ambientalista e ora in politica Andrea Zanoni del PD. E noi alle 19.51 con quest'ultima notizia chiudiamo qui l'Istria Oggi, notiziario che va in onda, ricordo, in collaborazione con Unione Italiana di Fiume, qui da RST, Radio Science TV online di Treviso. Lettura in studio di Massimo Bonella, grazie per la vostra cortese attenzione, vi aspetto alle repliche tutti i giorni alle 19.45 e da questa settimana ufficialmente questo notiziario verrà pubblicato anche nella testata Pianeta Oggi TV online di Venezia che, come sapete oramai, collabora in stretta collaborazione con RST Science. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con le nostre programmazioni.